Ciao! Quali sono le conseguenze delle liti familiari in un ristorante? Parlo di liti familiari dei titolari o dei gestori. A parte che fa male alla salute, ma entriamo un pochino più nello specifico. Però prima vorrei fare una premessa. Non è un video filosofico e non è un video legato alle relazioni familiari e non vuole insegnare in quest'ambito niente a nessuno. Chi discute, litiga più o meno pesantemente avrà le proprie motivazioni. In termini personali, ognuno nella vita può fare quello che vuole e non sta certo a me dare indicazioni di questo tipo. Io mi concentro solo sugli effetti prodotti sul locale e basta, senza farne una questione morale. Perché? Perché alcuni di questi effetti sono nascosti, non ci si fa caso, però gli effetti ci sono. A volte quello che manca è la consapevolezza di questi effetti. Ed è di questo che io vorrei parlare. Lo stress aumenta. Quando io vedo due persone litigare, anche se non sono io che sto litigando, io mi stresso. Quanto? Magari un pochino, non tanto, un pochino. Però questo pochino dobbiamo moltiplicarlo per il numero delle persone presenti in sala in quel momento. Qual è l'incremento dello stress complessivo nella sala? E mettiamoci i clienti e gli operatori. Cosa succede? Si abbassa il ticket medio. Dici, come si abbassa il ticket medio? Ma riflettiamoci un attimo. Il ticket medio si abbassa per due motivazioni, non una sola, e forse ce n'è anche una terza. Io non c'ho voglia di prendere il dolce in un posto in cui i titolari stanno litigando tra di loro. Quindi l'antipasto, il primo e il secondo, ormai li ho ordinati, ma il dolce lo ordino dopo, e a sto punto non lo ordino. Perché? Perché me lo vado a mangiare tranquillamente da un'altra parte. Cioè, se anche una sola persona su 10 c'ha in testa questa cosa, avete perso il 10% del fatturato di quella giornata legata al dolce. Poi bisogna vedere il dolce quanto incide sul fatturato complessivo. Però supponendo che il dolce sia, che ne so, un quarto del vostro fatturato o un quinto del vostro fatturato, se n'è andato via il 10% di questo quinto. Quindi non è che sono proprio pochi. Se voi vendevate nell'ambito di una serata 50 dolci, ne vendete 5 in meno, sono 30-40 euro in meno, è quasi lo stipendio di una persona che ci lavora dentro per la sera. E ho detto il 10%, ma se su 10 persone che avrebbero mangiato il dolce, 5 non lo mangiano perché vedo due che stanno litigando di brutto ed è facile che metà non lo mangi, è una bella cifra persa. Quindi questa è la prima motivazione, ordino meno. La seconda motivazione, un po' più, come dire, più nascosta, è che io, stressandomi, tendo a saziarmi, a non aver voglia di mangiare. Quindi saltano i bis, saltano tutti gli option, bevo meno. In generale dentro di me non ho le condizioni ottimali che normalmente si dovrebbero avere durante un buon processo di vendita. Quindi c'è l'atto consapevole del rinunciare al dolce e gli atti inconsapevoli del consumare meno. Quindi ben due motivazioni. Morale, sto ticket si è abbassato. Poi ci sono persone che vanno in un locale, mangiano bene, tornano, non interessa niente.
L'unica cosa che gli interessa è mangiare. Ma se ne siamo convinti che siano la maggioranza? Cioè io, se ho mangiato benissimo e sono stato trattato bene, ma in un locale in cui i due titolari litigavano, o mamma e figlio, o quello che volete voi, uguale, la famiglia, ok? Ci ritorno. Ci ritorno. Forse una volta. Ma se poi io percepisco di continuo questa tensione tra i titolari, non ci torno. Perché guardate, uno può dire che i camerieri vanno e vengono, ma i titolari sono lì. Io se li vedo litigare una volta e li vedo litigare una seconda volta, ho già capito che quelli litigheranno sempre. E poi soprattutto, non so mai se succede oppure no. Facciamo un esempio: io devo portare un cliente importante a mangiare da qualche parte, ma lo porto a mangiare un cliente importante con cui voglio fare bella figura in un posto dove mi ricordo che hanno litigato di brutto mentre io stavo mangiando 2 settimane fa? Direi proprio di no. Quindi questa fascia di clientela si riduce drasticamente. Poi, dici come poi? Poi ce ne sono altri di effetti negativi. Il turnover. Voi avete mai provato a lavorare come dipendenti, collaboratori, in un locale dove i titolari litigano di continuo tra di loro? Non c'entra se litigano o no con me, eh? Magari con me, dipendente, sono gentilissimi, però tra di loro litigano di continuo. Quanto duro? Adesso, naturalmente, io immagino già l'obiezione. Vabbè, Francesco, ma non è che tutti quanti se ne vanno via perché i due titolari litigano. No, tutti quanti no, ma un po' sì. Quindi il turnover un po' cresce. Cioè, se io avevo, senza mai litigare, un turnover di un avvicendamento all'anno, così l'avvicendamento sale. Di quanto? Dipende da quanto litigate. Quindi io quando faccio colloquio ai dipendenti dovrei chiedere: ma tu sei disponibile a stare in un posto dove io e mio marito litigheremo tutti i giorni? Guarda la faccia, perché la faccia ti dirà tanto. Poi la persona ti dirà: beh, ma se litigate voi a me che mi interessa. Però la faccia dice tutt'altro. E d'altro canto voi provate a ragionarci, ascoltate gli amici, quelli che lavorano in torneria, o quelli che lavorano nell'officina meccanica, o quelli che lavorano in un negozio. Avete mai sentito dire ad un vostro amico: ah, che bello, oggi sono andato a lavorare in negozio, che simpatico, tutti i miei colleghi litigavano tra di loro, mi sono divertito da morire. Avete mai sentito una roba del genere? E quindi si alza il turnover. Questo è un altro effetto negativo. Ci sono persone che cambiano lavoro anche solo per questo motivo. E non sono così poche come potete pensare. Perché? Perché la lite tra due titolari è molto più grave come percezione da parte del dipendente della lite di due colleghi. Vedere due colleghi che litigano tra di loro non è come vedere due titolari. Perché ancora una volta i colleghi vanno e vengono e non hanno un potere decisionale. Per esempio, una cosa, un effetto collaterale della lite familiare è la paura. Dici, paura? Ma in che senso paura? Ma se due titolari litigano, il primo pensiero che mi passa per la mente è: ma sti due staranno assieme ancora per tanto? Cioè, te che te frega? Come che me frega? Ma io mangio col mio stipendio. Se questi due litigano, il primo che ci va di mezzo sono io. Perché? Perché questi litigano e chiudono il ristorante. Oppure se ne va tutto al macello, magari il ristorante resta aperto, ma con questi due così è un gran casino. Non si può realmente vivere senza paura in un contesto in cui chi decide continua a litigare. Dice: ma magari vanno avanti a litigare per tutta la vita. Sì, certo. Oppure no. Perché? Perché tra tanti che litigano e durano tutta la vita, ce ne sono una miliardata che litigano e l'anno dopo si sono separati.
o no? Io dico sempre, a Milano sposati in prime nozie ce ne saranno due e tutti gli altri, se va bene, sono in seconda nozie, c'è chi ha terzo e non sono pochi. Amen. Andiamo avanti, dice, andiamo avanti. Ma perché? C'è ancora altro. Certo che c'è ancora altro. Vi ricordo che le liti familiari incidono sul nostro organismo molto di più che le liti tra colleghi o le liti tra conoscenti. E questo qualunque psicologo, qualunque psicoterapeuta ve lo può dire. E quindi? E quindi significa che io durerò meno, starò male più frequentemente, avrò problemi proprio, malattie. Ne avrò di più di chi non litiga, perché da che mondo è mondo, litigare fa malare. E questo cosa vuol dire? Che finché un giorno si ammala un cameriere, magari lo sostituisco, ma se si ammala uno dei titolari, a volte, soprattutto in locali piccoli, i classici locali italiani formati da uno, due titolari e due, tre, quattro collaboratori, cinque, se si ammala uno dei titolari, è un gran problema. Cioè io conosco locali che si sono chiusi solo per questo, perché uno dei titolari si è ammalato. Un classico locale che uno dei due titolari sta in sala e l'altro sta in cucina, se uno di questi due si ammala in modo pesante, che è due, tre mesi, ti voglio vedere come cosa fai. Non è facile per niente. Quindi no, non dobbiamo litigare. Adesso, guardate, non voglio abusare del vostro tempo. Io posso andare avanti ancora così per un paio d'ore, perché di conseguenze negative ce ne sono veramente tante, 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 tante. Potrei andare avanti ancora un bel pezzo. Però io credo che voi abbiate capito lo spirito. Lo spirito è che le conseguenze ci sono, sono tante, spesso non si vedono. Un consulente ti può dare una mano a tirarle fuori, ma la cosa migliore è che non ci riflettiate neppure, non litigate e basta. Adesso, come si fa a non litigare in famiglia conducendo un'attività ristorativa? Questo è un bel tema, ma qui non aspettatevi un video, qui ci vuole ben altro. Però cominciate a rifletterci. Perché? Perché siete liberi di farlo, nessuno vi dovrà giudicare, però state perdendo soldi a palate. Questo si può vedere facilmente. E come al solito, saluti, baci, abbracci e ci vediamo al prossimo giro. Ciao!